Buonasera e benvenuti dagli studi di Labor Evolution per una nuova puntata di Le Basket News. Tema principale di oggi, ovviamente, la vittoria di Cantù per 95 a 78 sul campo di Trapani. Ne parleremo oggi con il nostro ospite Filippo Baldirossi, capitano della Pallacanestro Cantù. Benvenuto Filippo. Grazie a tutti, buonasera. Ovviamente con noi ci sono sempre i nostri opinionisti Luca Pinotti, direttore di Lario Sport e collaboratore buonasera. Della provincia, benvenuto. Buonasera. E il nostro Pietro Terraneo. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Ovviamente a condurre Maurizio Lose. Eccoci qui. Ciao Lisa, capitano, benvenuto e ben trovato. Mai come questa sera la presenza di Filippo Baldirossi è opportuna, anche perché di questa partita a Trapani c'era molta attesa, perché veniva vista un po' come un vero esame di maturità, e bisogna proprio dire che questo esame di maturità è stato superato a pieni voti. Ma allora, a questo punto, Lisa, andiamo subito a vedere i risultati e le classifiche che si sono determinati in questo turno. Esatto, andiamo subito a guardare i risultati del girone verde e possiamo vedere come prima di tutto la Luis Roma che perde la seconda partita consecutiva dopo quella persa ovviamente con Cantù. Abbiamo poi, possiamo vedere la vittoria della 9 più Monferrato Basket che vince la sua seconda partita consecutiva. Abbiamo poi anche la grande vittoria dell'Urania Milano che vince la sua prima partita in casa, portandosi quindi a 3 vittorie per ora in questa stagione. C'è poi la bellissima vittoria di Cantù, la vittoria di Treviglio e poi ovviamente in questo momento stanno giocando la Giuvi Cremona contro Vigevano, quindi al momento non possiamo sapere il risultato. Guardando invece la classifica proprio del girone verde, possiamo vedere come Cantù si attesta quindi al primo posto a pari merito con Torino e Trapani, e infatti è stata quindi recuperata, agganciata Trapani al primo posto proprio da Cantù. Possiamo invece notare come l'unica squadra di entrambi i gironi ad essere ancora a 0 punti è Latina, che si attesta ancora con 5 sconfitte e non è ancora riuscita a trovare la prima vittoria di questa stagione. Passiamo invece al girone rosso, che possiamo vedere la prima vittoria di Nardò contro Piacenza, ma nel girone rosso abbiamo anche l'unica squadra che ha vinto tutte le partite, che è la Fortitudo, che è a punteggio pieno con 5 vittorie su 5. Possiamo poi tranquillamente vedere tutti gli altri risultati, che ovviamente vanno un po' in base a quello che abbiamo visto finora. Se andiamo a vedere invece la classifica, possiamo vedere proprio la Fortitudo, che è l'unica a 10 punti in entrambi i gironi, seguita da Forlì, che continua sempre con il suo gioco che aveva portato anche l'anno scorso. Filippo Baldirossi, allora abbiamo detto partita di Trapani molto attesa, perché cioè si andava ad affrontare una Trapani che era a punteggio pieno, che non aveva ancora perso niente, e possiamo dire che è stato superato questo vero esame di maturità. Ciao Maurizio, allora intanto ti dico subito che eravamo attesi dalla prima partita di campionato. Ormai è successo quel che è successo, non c'è bisogno di andare a tirare fuori. È chiaro che c'era bisogno di aver tempo perché la squadra avesse una metamorfosi, quando veramente il tempo non c'era e non ce n'è tuttora. Ci siamo adattati molto bene, Davis ci ha messo dei nuovi concetti, soprattutto difensivi, e sta cercando comunque di farci esprimere la nostra pallacanestro offensiva. È chiaro che, come hai detto tu, siamo arrivati a Trapani dove abbiamo un team che forse, diciamo, ha costruito il roster forse più forte di tutti, la panchina più lunga di tutti, giocatori che sono dei veterani in Lega 2, giocatori che hanno giocato tanto, tanto tempo in Serie A, due americani che in Lega 2 si vedono poco di questa caratura qua, e niente, abbiamo fatto una partita solida, la verità è stata questa. Io però girerei subito la palla alla nostra tribuna stampa, quindi chiederei sia a Luca che a Pietro di fare una domanda per il nostro Filippo. Parto io? Vai. Allora, di questo roster di Trapani hai rischiato per qualche ora di esserci anche tu, perché sappiamo bene cosa è successo in estate. L'assalto a vari giocatori, tra cui Baldirossi. Al di là di questa nota di colore, perché sei qui e sei pure capitano, volevo chiederti se dal campo, dalla tua sensazione dal campo, questa è una squadra davvero forte, come si dice sulla carta, ma insomma averla affrontata poi alla fine, al di là dei due americani, se davvero è una pretendente vera, seria per la promozione. Ma sicuramente sì, sanno giocare a pallacanestro, per la Lega 2 c'è un mix di esperienza, gioventù
e tanta qualità, perché è una squadra che c'ha tanta tanta qualità. E forse oggi la loro vera difficoltà è che non la riescono a esprimere tutta, perché è una squadra lunghissima. Tutti che dai vecchi campionati sono abituati a giocare tanti minuti, e la verità è che nelle grandi squadre bisogna fare personalmente un piccolo passo indietro per dare un passettino in più alla squadra. Per noi, più tardi lo capiscono loro, meglio è. Per loro, prima lo capiscono, meglio è tra loro, per il loro campionato, no? Detto questo, ti dico che anche il percorso che hanno fatto fino adesso contro le squadre del nostro girone della Supercoppa non aveva mai fatto dei più 20, dei più 30. È difficile vederli questi risultati oggi in giro, ma perché? Perché la Lega 2 quest'anno si è ancora più livellata dell'anno scorso. Non credevo che sbagassimo così forte giù due giorni fa come è successo, tant'è che due o tre volte siamo andati sotto anche fino a 7 punti, quindi era un attimo che poi la partita si girasse da un'altra parte. Siamo stati solidi anche nei momenti di difficoltà a non mollare mai in difesa. Quella è sempre stata la garanzia che nei 40 minuti, che l'attacco funzionasse o non funzionasse, dietro sapevamo che con dei limiti che abbiamo c'era sempre. Pietro. Pippo, due cose mi sono rimaste impresse dalla partita di Trapani. La prima, la mossa, a parer mio, geniale di Cagnardi, di mettere Nikolić sul loro playmaker, gli ha spento subito la luce. Questa mi è venuta in mente, tu sei giovane, mi è venuta in mente Gallinari su Larry Wright, no? Perché era più o meno la stessa cosa. La seconda è la grande capacità che ha Cantù di rientrare dal meno 8, era meno 7, meno 8, questa è importante. Il tiro da tre punti di Bucarelli, che prima lo dicevi, anzi se lo spieghi poi, che in allenamento fate queste cose, quindi diciamo che è casuale, ma non è del tutto casuale. E poi la difesa poco alla volta, pezzettino per pezzettino, sta crescendo, perché a livello proprio di rimbalzi, di percentuali, di blocchi, di lavoro sporco, che magari non viene statisticamente messo in luce, però sta veramente crescendo. E poi una nota per te: in telecronaca io e il mio compagno d'anello Fabrizio Porrera ti chiamiamo il Marchese. Da questo momento ti cambiamo il nome, almeno io ti cambio il nome, sì. Chirurgo, perché hai messo dei tiri da tre punti in tutto il campionato, in queste prime 5 giornate, chirurgici. Dal meno 8 rientrati, palla Baldi Rossi, tiro da tre punti, canestro. Al di là dei tre punti fatti e realizzati, che sono belli, stringo. Grazie. Prego. È stato un momento di svolta della partita. Allora, parte dalla fine, che è la cosa più fresca che ho. Intanto ti ringrazio per quello che mi hai detto. Chiaro che con la mia esperienza e con quello che posso e soprattutto voglio dare a questa squadra qui, cerco di essere sempre pronto, e quindi nei momenti di difficoltà, come è stato l'inizio di Trapani, ero molto mentalizzato. Speravo che il coach mi mandasse in campo il prima possibile, sono sincero, perché proprio ho visto solo che comunque era partita un po' sottotono. Loro hanno preparato un'ottima partita, perché mettergli dei corpi addosso importanti, facciamo fatica anche noi, perché sono squadre attrezzate pari come la nostra, e quindi volevo dare subito una scossa, perché un conto è provare a riprenderla da meno 7, un conto è andare sotto 20, poi là, con 3-4 mila persone, palazzetto caldo, tutto, si poteva complicare tanto. Quindi per questo grazie. Per il discorso di Lombe, devo dire, ormai secondo me non è più una sorpresa. L'anno scorso io l'ho conosciuto, non lo erissima. Quel tiro lì lo alleniamo il giorno prima della partita, tutti quanti insieme, facendoci una risata. Ma oltre a quel tiro lì, che sta dimostrando lui, al di là di questa prima parte di campionato, che sta facendo tanto canestro, è molto, molto fluido nella fase offensiva. Ma quello che fa Lombe dietro, ragazzi, è una cosa allucinante, perché giocare 30, 33, 35 minuti e non risparmiarsi sia da un lato che dall'altra è molto impegnativo. Per quanto riguarda Stefan, invece, appunto Davis ha avuto anche questa lettura qui, non solo come l'anno scorso, di averlo come terminale offensivo, cose che stanno arrivando, cose che si stanno aggiustando e si stanno oliando, ma sfruttare anche la sua fisicità per la difesa, perché Stefan è un animale, passatemi il termine, per quel ruolo lì,
ma la verità è che in tutti e cinque i ruoli non c'è mai un mismatch che possa perdere lui, quindi mettere quel corpo lì addosso a una guardia, un playmaker, può metterli in difficoltà. Quello che io apprezzo di Stefano è l'esplosività, e questa sua esplosività lui la dimostra sia in fase offensiva, le cose che fa a livello offensivo, cioè tirano fuori proprio tutta la sua tremenda esplosività fisica, e adesso abbiamo imparato a conoscerlo anche proprio dal punto di vista difensivo, dove anche lì mette questa sua forza, questa sua esplosività nei movimenti che credo mettano in difficoltà chiunque. Confermo con te, come ti ho detto, ci sono diverse pallacanestro in tutta la Serie A, in tutta la Lega 2, in tutto il mondo cestistico. La verità è che Stefano cosa ha fatto? Un passo indietro perché gli è stato richiesto, perché giochiamo in un'altra maniera, la verità è che giochiamo in un'altra maniera, però cosa fai? Smetti di giocare perché non segni più due o tre canestri, cerchi di renderti utile alla causa in qualche maniera, e sta capendo che quel ruolo lì per la pallacanestro che Davis vuol fare, quindi molto più fisica e molto più presente sul lato difensivo, ci dà una grande mano. Poi torno sull'argomento Nikolić, perché mi è venuta in mente la prima partita di Cremona, dove proprio tu sei andato a un certo punto a dirgli un paio di cose proprio sul suo modo di difendere, perché era la partita dove faceva fatica in attacco, ma al contrario si è messo a lavorare durissimo poi in difesa. Poi ci torniamo. Lisa. Noi invece continuiamo a entrare sempre più nel merito della vittoria contro Trapani, andiamo proprio a sentire le parole di coach Cagnardi al termine della partita. Non abbiamo espresso una bella pallacanestro, soprattutto nel primo tempo, però non sono partite dove l'obiettivo è quello di giocare bene. Sono partite dove l'obiettivo è solo uno, ed è quello di rimanere appiccicati alla gara e provare a vincerla. Nel secondo tempo qualcosina dal punto di vista della fluidità è migliorato. Difensivamente abbiamo avuto una costanza maggiore contro le situazioni di Trapani. Abbiamo resistito alla seconda e alla terza spallata di Trapani, che poteva anche indirizzare la gara un po' per la loro forza, un po' perché giocavamo a Trapani davanti a un bellissimo pubblico, e fatemi aprire e chiudere una parentesi, è molto bello giocare in un palazzo così gremito. Complimenti a Trapani e a chi ha fatto in modo che questo potesse succedere. Tornando alla partita, a un certo punto, tenendo la terza spallata, ci siamo resi conto che al di là delle difficoltà, dei minutaggi elevati dei miei giocatori, perché ci siamo presentati comunque con un roster un pochettino più scarno degli avversari, dopo un viaggio anche non semplice ieri sera, abbiamo capito che questa partita la potevamo tenere e giocarcela fino in fondo. Questo ci ha dato una fiducia offensiva diversa. Chiaramente anche il colpo di qualche singolo ha fatto sì che la forbice si aprisse. In questo momento Trapani ha provato a reagire, però noi gli abbiamo offerto la migliore prestazione difensiva dell'intera gara, abbiamo tenuto il margine, fin tanto addirittura a migliorarlo, andare su più 20. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, hanno giocato una partita mentalmente molto difficile e di alto livello, fisicamente altrettanto difficile, altrettanto di alto livello. Tecnicamente abbiamo lasciato lì diverse cose, abbiamo tante cose sulle quali dobbiamo continuare a lavorare, non siamo soddisfatti su alcuni aspetti, però oggi onestamente devo dire che passa tutto in secondo piano, ci prendiamo questa vittoria, torniamo a casa domani, dobbiamo assolutamente riposare, perché come sapete bene questo è un campionato che non dà pause, e già sabato saremo in campo a Milano contro una squadra ben attrezzata, e quindi il focus da domani sarà già sulla prossima partita. Filippo, coach Cagnardi, pur soddisfatto del risultato, ritiene che non avete ancora offerto il miglior basket e che ci sono ancora molte cose sulle quali lavorare. È un modo per alzare ancora di più l'asticella? Quello sicuramente. Penso che la squadra non abbia ancora raggiunto il suo massimo potenziale. C'è margine di miglioramento sia per quanto riguarda certi concetti offensivi che ci sta chiedendo il coach, e altri certi concetti difensivi su cui ci stiamo lavorando da poco, su cui ci sono stati molto in fretta dei miglioramenti, ma per arrivare ad averlo
sotto pelle tutte le partite, bisogna continuare a lavorarci e continuare a limitare certi errori che quando giochi contro queste squadre non ti perdonano. In sintesi, dove l'avete vinta? Ma, come ha detto il coach, a fine terzo quarto secondo me c'è stata una fluidità d'attacco che è stata una cosa pazzesca, tutti hanno avuto il piacere di passarsi la palla, se ne parla sempre molto poco, ma la verità è che questo quarto quarto Nick Berdini ha dato una zampata pazzesca, e non glielo dico soltanto perché ha fatto tot punti, non so quanti ne ha fatti veramente, io l'ho detto fine partita sotto la doccia, che si ricordi che quello che ha fatto in questa partita qui ce lo può dare sempre, non in termini di punteggio, di statistiche, ma di atteggiamento, di come ha difeso sui pick and roll, di come è stato, di come ha approcciato la partita, gli ha messo le mani addosso, si è aperto la testa contro l'Ello e dopo è entrato con uno spirito che poche volte ho visto, ma che da qui in poi, se avrà sempre quella costanza lì, ci potrà dare tanto. Pietro, cosa dicono i numeri di questa partita? I numeri dicono che Cantù ha tirato con il 53% da due punti contro il 57% che fa in stagione e ha tirato molto bene da tre punti, il 48% contro il 30 e qualcosa che fa in stagione. E questo è dato da che cosa? Da un giro di palla in attacco che, come dicevi tu Pippo, era molto fluido. Infatti i tiri costruiti, guardando la partita, erano tutti dei buoni tiri, poi che la palla entri o esca e fa parte del gioco, e questo lo sanno tutti, però erano veramente ben costruiti, e probabilmente il piacere, proprio come dicevi tu, di farsi girare il pallone tra i vari compagni è stata la chiave forse vincente di questa partita. Ma sicuramente quello è il punto, è chiaro che loro a un certo punto hanno provato anche quella difesa che cambiava su tutto, quindi eravamo io e Solomon contro loro, guarda, loro playmaker sotto l'aria, ma chi il lungo di turno, quindi Orton, che ha giocato quasi tutta la partita, per provare ad aiutare questo mismatch che aveva meno in attacco, si staccava tutto quanto, quindi rimaneva sempre uno libero. Quindi sì, io sono con giocare contro il lungo possono essere ottime soluzioni, lui forse ancora più di me perché è una sua caratteristica, però preferire un passaggio con la qualità migliore, che sia da 2 o da 3, poi ha pagato. Luca, non trovi che questa partita era stata caricata anche in modo un po' esagerato dal presidente di Trapani, no? Cioè, Cantù ha fatto la storia, ma ora la storia la vogliamo fare noi, ha sbagliato anche i numeri di un tal Antonello Riva attribuendogli solo 1500 punti. Dipende cosa c'era scritto sul gobbo o cosa gli ha passato l'ufficio stampa. Sì, certamente, però da 3725 se non mi sbaglio a 1500 ne mancano giusto quasi un paio di punti. Beh, uno zero in più in meno, cosa vuoi che cambi? Ecco, però Tony fosse un po' troppo sopra le righe, che a mio giudizio qualche elemento in più di carica a Cantù l'hanno dato. Allora, se mi metto dalla sua parte, non l'ho trovato così, perché tutto sommato l'ho trovato anche rispettoso, se vogliamo, perché ha detto Cantù ha fatto il partito, hanno fatto la storia. Mettiamoci l'entusiasmo di un neofita, nel senso di un presidente che ha preso calcio e basket dalla primavera in estate a Trapani, ha investito due soldini e quindi ci sta che arriva la prima partita vera piena di significato che affrontano, al di là della finale di Supercoppa che hanno meritatamente vinto, ma in campionato non avevano ancora affrontato una squadra nobile come Cantù, e ci sta tutto secondo me l'invito del presidente. Se mi metto invece dalla parte di Cantù, sono sicuro che ha avuto solo dei benefici, e poi queste cose qui portano. Ma questo è proprio esatto, perché esatto. Io sono convinto e portano un po' sfiga queste cose. Inconsciamente, questa sorta di virgolette provocazione è stato un ulteriore elemento di carica psicologica. Abbiamo fatto un'ottima settimana di lavoro, tra l'altro ero anche un po' acciaccati perché abbiamo avuto i ragazzi che ci danno la mano con qualche infortunio, con qualche febbre, quindi non siamo riusciti neanche a lavorare al completo. E la verità è che per prepararsi a partite così non c'è bisogno di qualcuno che ci spinga, nel senso che io spererei che tutti i sabati, tutte le domeniche giocassimo quelle partite lì, perché delle volte contro le squadre che poi alla fine del girone di ritorno erano, passatemi il termine, un po' più materasso,
fai quasi più fatica a star concentrato e stare sul pezzo per 40 minuti, perché ci sono i momenti che vai sopra più 15, più 20, più 25 e ti si va a giocare al campetto. Invece questa capisci che sotto 7, sopra 7 la partita in due azioni si riapre, quindi la concentrazione è sopra il 100%. E poi, come diceva prima anche il coach, giocare davanti a un... Non mi ricordo, l'anno scorso anche nel nostro palazzetto, quando questi palazzetti sono pieni, che in questo caso tiravano per loro colori, chiaramente, però un giocatore si emoziona, si carica e gioca, sente di giocare per davvero per qualcosa, no? Quindi tutto l'insieme sicuramente ha fatto sì che siano andati giù preparati. Aggiungo anche, Maurizio, che c'è stato un episodio finita la partita che aveva fatto due parole con noi Davis, ringraziandoci e complimentandoci della partita che aveva fatto, il press è entrato per congratularsi e farci un in bocca al lupo per la stagione. Quindi nella sua follia anodatica è stato un gesto che tutta la squadra e la nostra società ha apprezzato. Ti ho fatto questa domanda perché l'impressione è che state attraversando già un momento di condizione psicofisica già ad alto livello. Sì, nel senso che nonostante in questo momento ci sia un roster che lei ha anche ricordato, poi arrivate da una settimana dove i giovani, quindi Meroni e Tarallo e anche Filippo ha preso una botta, quindi avete fatto un po' di necessità. Esatto. Ma nonostante l'alto minutaggio, una resa tremendamente alta. Ma mi riallaccio un po' al discorso di prima. È come se lavorassimo insieme dagli ultimi di settembre o dai primi di ottobre. Cioè, il concetto di basket, di squadra, sono cambiate tante cose. E poi non è che la domenica o il sabato si va in campo così. Io penso che che ci sia tanto margine. E penso che la partita di Treviglio, al di là del mio tiro sbagliato, sia stata una sorta di spartiacque. Sì, però ti dico che eravamo dal fondo. Noi stiamo salendo per raggiungere la nostra miglior condizione, come dici tu, però penso che ci sia ancora tanto margine. Con l'aiuto di tutti e per tante cose che si devono ancora incastrare, il potenziale secondo me ce n'è ancora. E mi riallaccio anche a questa tua risposta, perché 463 punti messi a segno in 5 gare, siete il miglior attacco di tutta la serie A2 con una media di 92 punti a partita, quindi il miglior attacco di tutta la 2. Da lavorare chiaramente continua a emergere l'aspetto difensivo, perché ne avete una media di 80 punti subiti, è un po' questo. Però questo fatto dell'attacco si riallaccia a quello che dicevo, cioè a questa condizione psicofisica che sta cominciando a venire fuori. Sì, confermo quello che dici. È chiaro che siamo nati come una squadra offensiva, quello c'è poco da nascondersi. E il concetto che ci sta facendo passare il coach adesso è partire solidi e forte sul lato difensivo per poi avere energia e fluidità per l'attacco. Quindi l'attacco sappiamo che più o meno è una garanzia, perché ci ha ricordato che a Cremona, dopo tre concetti che ci aveva buttato dentro in 4 secondi in quella settimana, avevamo fatto comunque 90 punti. Certo. E quindi alla fine lui dice che per il talento che di noi giocatori abbiamo, in qualche maniera ci arrangiamo, no? È chiaro che le sue idee e il suo modo di giocare anche a livello offensivo sta uscendo ora, perché, come dico, stiamo lavorando da poco con lui, però trovare la solidità e la forza difensiva, portarsi a quell'attacco, io penso che va in attacco con un altro spirito. Lisa. Un altro degli protagonisti però di questa partita sono stati i tifosi di Cantù, quindi sempre gli Eagles, che anche questa settimana sono stati davvero tanti presenti proprio nel palazzetto proprio a Trapani. Ed è anche stata una sorpresa proprio stessa per gli stessi siciliani, che non si aspettavano una presenza così chiassosa. Filippo, non smettono mai di sorprendervi, vi seguono sempre. La verità è che non ci sorprendono più ormai, perché dovunque andiamo c'è un fattore campo che è incredibile. E quando noi a Trapani siamo andati sul più 7, più 8, più 9, e secondo me il palazzo, compreso la squadra di casa, hanno avuto le prime due o tre difficoltà che non avevano mai incontrato,
si è congelato il tutto. E noi avevamo questo spicchio di 15, li stiamo vedendo nelle foto di 45, scusami, non 15, ci mancherebbe che mi sbaglio con i numeri, 45 persone sono scesi in fase dopo la partita, abbiamo anche condiviso una birretta con loro, e ci fanno sempre tenere su di decibel, perché essere lì per 40 minuti in mezzo a 3500 persone, solo in 45, tra uomini, ragazzetti, mamme, figlie, di tutto c'è, percepiamo qualcosa, esatto. Ci arriva. E sull'apporto degli Eagles è intervenuto anche coach Cagnardi in conferenza stampa, proprio voluto dedicare un passaggio della sua conferenza stampa, andiamo a sentirla. Noi abbiamo un pubblico che ha la capacità di stare sempre vicino alla squadra e ha la capacità di essere positivo anche nei momenti non felici e ha la capacità di seguirci, in una trasferta che non è semplice per gente che poi alla fine durante la settimana lavora. E vi ringrazio, in nome di tutta la mia squadra, di tutti i miei giocatori e a nome della società, perché alzare la testa, girarsi verso la panchina, vedere i propri giocatori e sopra di loro vedere un seguito così nutrito, chiassoso, così devoto alla nostra squadra è una cosa che per i ragazzi è molto importante. A volte sembrano parole banali o che si è un po' obbligati a dire, però veramente in un ambiente come questo, e torno a ripetere, molto piacevole sapere che anche noi avevamo il nostro pubblico a sostenerci, è una cosa che ha fatto tutta la differenza. Noi ora ci fermiamo un minutino, ma voi rimanete sintonizzati perché poi nella seconda parte abbiamo da parlare del prossimo match, quindi dell'insidiosa partita contro l'Urania Milano. Eccoci nuovamente in onda. Allora io andrei a vedere nuovamente i risultati dei punti Urania, Treviglio e Rieti, a 4 punti Cremona, Roma e Casale, quindi Vigevano e Agrigento con 2 punti. Filippo, possiamo dire che dopo 5 giornate la classifica ha cominciato a dare un po' i giudizi reali o è troppo presto ancora? Ma sai, ci sono iniziati a stare degli scontri diretti abbastanza importanti, perché noi in queste 5 giornate abbiamo già giocato contro Treviglio e Trapani, quindi l'infarinata l'abbiamo già avuta di quello che ci aspetterà per provare a fare una stagione al vertice dove vogliamo provare a competere. E, è chiaro che non fai in tempo a dire bravi ragazzi per la partita di Trapani, che adesso abbiamo Milano in casa Torino, che sono altre due partite difficilissime. Ho visto giocare a Milano in Supercoppa e non mi ricordo in che occasione, ma una partita contro Treviglio, sono molto solidi, sono ben allenati, hanno un roster che si conoscono da anni anche loro e anche loro hanno in quella bellissima arena un fattore cambio, quindi bisogna stare molto concentrati e non tirare via il piede del gas adesso. Luca e Pietro, nelle scorse puntate avevamo detto grande equilibrio perché questo è un campionato diverso, però adesso si cominciano già a vedere le cose, quindi volevo che un po' sentire la vostra opinione su questa classifica. Ricordo le prime giornate c'era stati un paio di exploit, se non sbaglio, di Luis Roma che aveva vinto 2-2, siamo tutti sopra, ecco la rivelazione del campionato. Poi la prova dei fatti, arriva Cantù, arriva lo stesso Juve Cremona e hanno preso due belle bastonate, quindi sì, la classifica adesso inizia a delineare un po' i valori, poi da qui a febbraio, marzo, aprile c'è del tempo, però tanto tempo. Io se dovesse puntare qualche fischio, punterei su Vigevano, perché mi sembra una squadra bella
bella testa, bella compatta, oltre che all'Urania che ha, ricordiamo, poi ne parleremo, ha un americano in meno perché gioca con uno straniero in meno, quindi è... Ecco, è sabato il derby con l'Urania che va ricordato, delle tre partite giocate in casa ne ha vinta una sola, cioè quella di sabato scorso con Latina, le prime due le ha perse in casa, quindi il suo fattore campo è stato già messo un po' sotto esame e non è stato così favorevole, però è una squadra che necessariamente bisogna temere. A maggior ragione di quello che hai detto adesso, devono dimostrarsi a se stessi, devono dimostrare al proprio pubblico di iniziare a meritarsi un fattore campo e di iniziare a meritare che la gente venga al palazzetto. È chiaro che secondo me vado a analizzare la squadra che hanno degli ottimi giocatori, tra cui c'è anche Seve che sta facendo delle ottime partite, quindi meglio che passi questo messaggio qua, al di là della partita che andiamo ad affrontare. Se noi andiamo avanti con tutto il rispetto per l'Urania, mettendo un altro gettone questa settimana, un gettone la settimana dopo, è meglio che guardiamo allo specchio noi stessi che le squadre che andiamo ad affrontare. Certo. Questo è il punto. Tanto deve guardare prima di tutto se stessa. Pietro, cosa dicono i precedenti? Dicono i precedenti, ce n'è uno che personalmente mi rimane qui, è quello della stagione 2021-2022, quando è stata persa la partita con l'Urania a Milano e ha un po' tagliato le gambe poi per i successivi playoff, perché vincendo quella partita probabilmente avevi la quinta in bella, la quinta partita in casa con Scafati, no? E quindi poi il resto sono solo vittorie per Cantù, è un derby, è come tale. Partite disputate, quattro vittorie e una sconfitta. Che pesante, pesante. Che perché... l'hai ricordato. Allora Filippo, sì? In quattro giorni, sabato e poi mercoledì, incontrate Urania a Milano, Torino in casa. Però Trapani vi ha dato motivazioni importanti, vi ha dato soprattutto risposte importanti. Sì, la vera risposta che ci ha dato è che seguendo la nuova pallacanestro che ci sta chiedendo Davis ci sono dei risultati. La verità è che tutti si sono messi a disposizione e ci stiamo provando a impegnare, a sacrificare e andare dietro a quello che ci sta chiedendo tutti i giorni. È chiaro che oggi viene, domani viene, non viene, però tutti i giorni stiamo cercando di eliminare e smussare dei piccoli errorini che ci chiedi di evitare per arrivare appunto alla miglior pallacanestro che questa squadra possa fare. Luca e Pietro, quali secondo voi le insidie di queste prossime due partite? Allora, dal mio punto di vista potrebbe essere il fatto che è un impegno ravvicinato. Mi spiego. Cantù con questo roster che non è ancora pieno, eccetera, potrebbe magari patire un pochino. Se da un lato aumenta le responsabilità dei giocatori, tutti si sentono più coinvolti e sono chiamati a dare qualcosa in più, e abbiamo visto che sono assolutamente in grado di farlo, magari una partita sabato e subito una mercoledì potrebbe in questo momento rappresentare un piccolo problema. Pietro? Io dico che la partita con l'Urania sarà molto, molto difficile perché, come diceva prima Pippo, è una squadra bella tosta, una squadra bella compatta e poi allenata da 7 anni, sempre dallo stesso coach, quindi diventa importante questo fattore. L'altro è che con Torino è vero che arrivi dopo un impegno ravvicinato, è vero che la squadra è tra virgolette corta, però c'è il sesto uomo, gli Eagles, quindi quello che magari potrebbe mancare in campo dal punto di vista di energie arriva dagli spalti, lì ci sarà un palazzetto pieno, credo. Lisa? Noi però siamo già ormai a un mese dal cambio dell'allenatore, anche se magari non sembra, perché è passato molto in fretta questo mese. Vi siete però dovuti un po' ambientare al suo modo di allenare, ai suoi schemi, a tutto quello che vi ha detto. Cosa secondo te vi ha messo più in difficoltà come squadra? Cioè qual è l'elemento del quale avete dovuto superare più difficoltà proprio per ambientarvi? Ma la verità è che della pallacanestro che facevamo prima in attacco ci ha lasciato molte cose che avevamo già prima con me, e la cosa che a qualcuno ha fatto più fatica proprio perché fa parte della sua pallacanestro
è il giocarsi senza palla. Giocarsi senza palla perché Davis è uno che gli piace che tutti e cinque tocchino la palla più volte nella stessa azione, appunto per essere pronti, per poi andare a cercare le caratteristiche vere e proprie che ogni giocatore ha. Quindi sappiamo che il nostro pallino del gioco quest'anno passa dal nostro playmaker, che penso che è un giocatore che nessuno ha in questa categoria, ne sono convinto, A, per quello che ci ha dimostrato, B, per la persona che è, perché è uno vero, e ho stretto un bellissimo rapporto, quindi mi piace tanto, e al di là di fare 18, 19, 20, 21 punti, quello lo sapete voi, gli piace mettere in ritmo tutta la squadra, quindi il concedere qualcosina in più lui con la palla in mano per poi arrivare a mettere in ritmo tutta la squadra è una cosa che abbiamo fatto un po' fatica ad accettare, però che ci siamo accorti che i frutti ci dà, e quindi questa se proprio può essere la cosa che per il resto le cose sono venute da sole, la pallacanestro avanti, sappiamo che siamo qua per uno scopo, chiaro che era iniziata con Meo, poi c'è Davis, ma l'obiettivo rimane sempre quello, quindi non c'è da fare nessun passo indietro, anzi rimboccarsi le maniche, e penso che tutti nel proprio piccolo l'abbiamo fatto. Di Ichi, ecco, a me continua a stupire la velocità di maniche, perché ha una capacità di rubare palloni, di recuperare palloni che è impressionante, addirittura mi stupisce ancora di più rispetto alla capacità di mettere in ritmo la squadra, perché lo si vede, ha una capacità di lettura delle situazioni straordinaria, oltre ad avere i punti tra le mani, perché quando decide di tirare, insomma, è bello pericoloso. Sì, allora, la velocità di gambe ci si aggiunge quella delle mani, perché la verità è che per essere così nano c'è un'esplosività in quelle gambe lì, che quando con la palla in mano il suo difensore per rischiare qualcosina gli dà anche un metro, ma in un due palleggi gli ha già dato due metri di vantaggio, capisci che al di là del talento tutto si abbassa, inizia a palleggiare a 4 cm da terra e diventa complicato per tutti, no? E poi c'ha questa cosa qui che in difesa, come hai detto tu Maurizio, lontano dalla palla, l'intelligenza cestistica di riuscire a anticipare una palla, vede un palleggio un po' alto, si lancia, ma quando vede che parte la palla lui si lancia, la recupera sempre che sta strisciando il parquet, quindi vedo le cose un mezzo secondo prima degli altri. E adesso voglio arrivare con un'ultima domanda che riguarda proprio Filippo Baldirossi, perché l'impressione è che il tuo ruolo di capitano sia stato determinante anche proprio come collante della squadra. Cioè, non voglio essere accusato di piaggeria, ma personalmente ho la convinzione che Cantù abbia trovato non solo il capitano, ma un leader. Non so se i miei colleghi concordano, ma da fuori si nota questa tua forte presenza e questo tuo forte ascendente. Allora, intanto ti ringrazio. La verità è che se anche l'anno scorso si sono viste meno presenza e tutto, per il, diciamo, non perché non lo ero, ma nel mio piccolo cerco sempre di dare quel qualcosina in più. Ormai sono diventato un giocatore che delle annate le ha già giocate, quindi vedo molti più ragazzi giovani di me che più vecchi di me, quindi cerco di ricordarmi il buono dei giocatori più anziani di quando giovane ero io, che mi davano un consiglio, che mi spronavano, che facevo un errore, ti facevano pensare subito all'azione dopo, no? Quindi cerco sempre di trasmettere cose positive, perché la pallacanestro, se dopo un piccolo errore ti mortifichi un attimo, perdi una, due, tre azioni, possono essere fatali, quindi... E su questo mi riallaccio a quello che ci eravamo detti prima. Cremona, sì. Nikolić, che non era certamente in ritmo in quella serata in fase d'attacco, a un certo punto lui commette un fallo che è abbastanza stupido e si innervosisce, intervieni immediatamente e ristabilisci calma e serenità. Molto semplicemente gli ho ricordato che sì, aveva fatto un errore difensivo, forse anche in attacco, aveva sbagliato una delle sue giocate, insomma, dentro l'area, e lì era impazzito veramente, come hai detto te, gli aveva dato molto sui giri del motore. La verità è che mancava un minuto e 40 e la squadra, se percepisce il nervosismo di qualcuno o la negatività di qualcuno in un momento di difficoltà,
può passare quel messaggio lì e tutti cascare in quel piccolo errore. Invece riuscire a nasconderlo, perché quello non è il momento di farlo venire a galla e pensare alla storia dopo e pensare che ti puoi subito riscattare con una cosa positiva, secondo me è un messaggio che può aiutare tutti noi in campo. Grazie, grazie a Filippo Baldirossi. Lisa, lascio a te la chiusura della puntata. E quindi siamo giunti al termine anche di questa puntata di Le Basket News. Io prima di tutto voglio ringraziare il nostro ospite Filippo Baldirossi. Il capitano. Un piacere, grazie. I nostri opinionisti Luca Pinotti e Pietro Terrane. E ovviamente Maurizio Losa per aver condotto con me. Federico Giudici sempre dietro le nostre telecamere e ovviamente Stefania Marino alla regia. Non mi resta che darvi appuntamento a settimana prossima, sempre con la prossima puntata di Le Basket News, sempre allo stesso orario, quindi alle 20:40 sul nostro canale YouTube. E continuate a seguirci sulle nostre pagine social. Grazie e buona serata.